Allora, per chi voglia intraprendere lo studio della filosofia hegeliana, certo non un approfondimento che richiederebbe degli anni, ma perlomeno comprendere alcuni punti fondamentali di questa filosofia, che è certamente una delle più complesse, delle più difficili dell'intera storia della filosofia occidentale, occorre naturalmente avere ben presente il significato di alcune espressioni, di alcuni termini chiave che ci consentiranno poi di orientarci nell'eventuale lettura delle opere di questo filosofo, che fa capo quindi alla corrente dell'idealismo tedesco, corrente, diciamo così, che ha in Fichte, in Schelling e nello stesso Hegel i suoi maggiori rappresentanti. Allora, io ho deciso per il momento di limitare il nostro ragionamento a una delle parole chiave del pensiero di Hegel, che è appunto la parola dialettica. Ecco, parlando della filosofia di Hegel, noi possiamo dire che la filosofia di Hegel si basa sulla dialettica, si basa quindi sul procedimento dialettico, ma nel senso appunto in cui che Hegel attribuisce a questa parola. Questa è una parola che risale ai pensatori antichi dell'antica Grecia, è una parola greca che significa sostanzialmente, in Platone significa un procedimento dialogico volto a cogliere la verità della questione su cui il filosofo esercitava la propria abilità, volta quindi a cogliere l'essenza, a cogliere la verità delle cose, la dialectica e techne. Noi possiamo brevemente, in maniera molto sintetica, dire che la dialettica in Hegel equivale un po' a una sintesi degli opposti, ma quando abbiamo detto questo non abbiamo ancora detto nulla. Cerchiamo allora di illustrare, sperando di essere abbastanza sufficientemente chiari, il significato della dialettica hegeliana a partire da un brano dello stesso Hegel, tratto dalla prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, che è una delle opere più importanti del filosofo tedesco. All'inizio della prefazione, parlando delle diverse filosofie, delle diverse opinioni che si possono avere attorno alla realtà, attorno ad un qualsiasi oggetto di indagine, Hegel rileva come l'atteggiamento, diciamo così, del senso comune, del buon senso, anche dei filosofi precedenti, sia un atteggiamento volto a non considerare, diciamo così, tutti gli aspetti della questione, un atteggiamento, insomma, che ignora il fatto che nessuna filosofia, nessuna opinione può essere considerata nel suo isolamento, no? Può essere considerata vera e le altre false. Non ci si deve in un certo senso attaccare a un punto di vista ignorando gli altri punti di vista e considerandoli come falsi, perché ogni punto di vista, ogni filosofia, ogni posizione di pensiero esprime comunque un aspetto della realtà e non può essere, diciamo così, compresa se non la si mette in relazione all'intero processo di sviluppo del pensiero, in questo caso, o parlando della realtà in generale, se un aspetto della realtà non può essere compreso se non lo si intende in relazione al contesto, a tutti gli altri aspetti della realtà stessa. Ecco, la dialettica è proprio questo, come dire,
E questo sto per dire metodo, ma non è un metodo. La dialettica è la legge stessa della realtà e del pensiero, quindi l'atteggiamento dialettico, diciamo così, è un atteggiamento che tende a non escludere dalla considerazione della realtà nessun aspetto della stessa, che tende in qualche modo a cogliere l'unità di fenomeni, l'unità di aspetti apparentemente contraddittori. Ma andiamo subito al brano di cui vi dicevo, che si trova appunto all'inizio della fenomenologia dello spirito, nella prefazione di Hegel stesso a quest'opera, brano in cui Hegel cerca di chiarire il suo pensiero con una immagine. L'immagine del boccio, del fiore e del frutto, dice Hegel. Il boccio dispare nella fioritura e si potrebbe dire che quello viene confutato da questa. Similmente, all'apparire del frutto, il fiore viene dichiarato una falsa esistenza della pianta. E il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Cosa sta dicendo qui Hegel? In un certo senso sta facendo la critica del senso comune o anche dell'atteggiamento, delle scienze empiriche che tendono a isolare diversi momenti della realtà e a considerarli, diciamo così, l'uno incompatibile con l'altro. E gli dice il boccio, quindi la gemma, dispare, sparisce nella fioritura. Quando c'è il fiore non c'è più la gemma. Quindi il senso comune tende ad attribuire a questi due fenomeni, il fiore e il boccio, un'esistenza assolutamente separata, come se fossero cose completamente diverse l'una dall'altra. E quindi tende a non tenerle insieme, a non coglierne, diciamo così, l'unità. E in questo il senso comune sbaglia. Questo è un atteggiamento che Hegel attribuisce non alla ragione, ma all'intelletto, gli dice, cioè l'intelletto analitico che indaga la realtà presupponendo che gli aspetti della realtà siano assolutamente separati l'uno dall'altro, siano assolutamente esteriori l'uno all'altro. La dialettica ci insegna che questo non è vero, che questa è una posizione ancora ingenua del pensiero, una posizione certamente necessaria attraverso cui la coscienza deve comunque passare, ma per rendersi conto che in realtà le cose stanno diversamente, cioè che il boccio e il fiore sono sì due aspetti distinti del processo, poi che porterà al frutto, ma sono aspetti che in un certo senso, pur negandosi a vicenda, si affermano allo stesso tempo come la stessa cosa, uno stesso e unico processo, una stessa e unica realtà. Quindi il boccio sparisce nella fioritura e si potrebbe dire che quello viene confutato da questa, cioè che la fioritura sia la confutazione del boccio. Prima Hegel si riferiva alle opinioni filosofiche, quindi noi possiamo dire che nella storia della filosofia c'è un susseguirsi di opinioni, un susseguirsi di filosofie, e ognuna delle quali sembra essere la confutazione dell'altra. In realtà la coscienza che ragiona così non comprende che questi momenti, queste diverse dottrine filosofiche che sembrano estranee l'una all'altra sono momenti di un unico processo, possiamo definire appunto il processo della storia della filosofia, il processo della coscienza che faticosamente arriva attraverso molteplici esperienze a comprendere la sua verità, cioè a comprendere, questo lo anticipiamo, ma insomma non è questo l'argomento della nostra lezione di oggi, la coscienza che arriva a comprendere che l'oggetto che le sta di fronte non le è estraneo. Ma diciamo così, è il suo oggetto, o la coscienza che arriva a comprendere che il mondo non è qualcosa di estraneo, ma che è il suo mondo, dirà in un'altra opera Hegel, il mondo non è altro che l'operare di tutti e di ciascuno
e quindi noi stessi, in un certo senso, non siamo estranei rispetto al mondo che abbiamo di fronte, ma quel mondo è il nostro mondo. Ma chiudiamo questa parentesi e torniamo ad illustrare con le parole di Hegel il concetto di dialettica, di svolgimento dialettico. Quindi dicevamo, si potrebbe dire che quello viene confutato da questo, cioè che il boccio viene confutato dalla fioritura. Quando c'è la fioritura non c'è più il boccio, la fioritura stessa costituisce la negazione del boccio, no? Perché è il fiorire che elimina il boccio, no? E quindi la fioritura in questo senso costituisce la negazione del boccio. Similmente, all'apparire del frutto, il fiore viene dichiarato una falsa esistenza della pianta e il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Quando diciamo così, il pensiero elabora una nuova filosofia, questa nuova filosofia si pone come la negazione della precedente e alla coscienza, resa, diciamo così, più esperta, no, dal progresso del pensiero, la filosofia precedente, la posizione precedente, sembra falsa e quindi sembra che la si debba rigettare come inessenziale, come un errore. Allo stesso modo di come l'apparire del frutto sembra costituire una negazione assoluta del fiore, sembra costituire qualcosa di completamente opposto rispetto al fiore, qualcosa che nega il fiore, come dire, lo annichilisce completamente e ne costituisce quindi, diciamo così, come dire, la negazione, ne costituisce una negazione assoluta. Ora, non è che il frutto non sia la negazione del fiore, è certo una negazione, ma non è una negazione assoluta, dice Hegel, è una negazione determinata, o meglio ancora, il frutto non è altro che la sintesi dei due momenti precedenti, cioè il frutto conserva in sé i due momenti precedenti del boccio e del fiore. Detto in altri termini, non ci sarebbe alcun frutto se prima non ci fosse stato il boccio e poi il fiore. Non ci sarebbe alcun frutto se prima non ci fosse stato un processo, diciamo così, che dal boccio ha portato al risultato finale che è il fiore. Quindi la verità non sta nel risultato, diciamo così, non sta nel frutto, ma sta nel frutto e sta in tutti i suoi momenti precedenti, che sarebbe quindi erroneo considerare come dire, come inessenziali, come delle falsità rispetto al frutto che invece costituirebbe la verità, così come è erroneo considerare le filosofie precedenti, le opinioni precedenti, come erronee rispetto, diciamo così, a un risultato più avanzato della stessa storia della filosofia. Tali forme, quindi il boccio, il fiore, il frutto, queste sono le forme del processo che Hegel sta prendendo in considerazione in questo momento. Tali forme non solo si distinguono, è vero che si distinguono, è vero che noi non possiamo dire che il boccio è il fiore, che il fiore è il frutto, eccetera, eccetera. Il boccio è il boccio, il fiore è il fiore, il frutto è il frutto e ognuno costituisce la negazione dell'altro, ognuno è diverso dall'altro. Ma questa diversità, questa distinzione non implica, diciamo così, il loro annullamento, non implica il fatto che la forma superiore è una verità esclusiva rispetto alle forme che l'hanno preceduta, che di conseguenza vengono considerate come false. Non è così. È l'intero processo che è il vero. Il frutto è soltanto il risultato di un processo nel quale i momenti precedenti, pur distinguendosi dal frutto, pur non essendo il frutto, sono tuttavia in un certo senso conservati nel frutto. Ecco perché questo processo, il momento della negazione, la negazione determinata, il momento in cui, diciamo così, il boccio viene tolto
dal fiore, il fiore viene a sua volta tolto dal frutto. Questo togliere, appunto, in tedesco la parola corrispondente aufheben, che significa certamente un togliere, certamente un eliminare, ma non un eliminare assoluto, non una sparizione assoluta, significa un eliminare conservando. Nei manuali di storia della filosofia spesso la parola tedesca aufheben viene tradotta con una perifrasi, e cioè con l'espressione superamento con conservazione. Cioè nel frutto, in un certo senso, non c'è il boccio, non c'è certamente il fiore, e tuttavia il boccio e il fiore anche ci sono. Ecco, che sembra una contraddizione, direi così, no? Ci sono in una forma superiore, ci sono come risultato, ci sono come risultato appunto di un processo, e questo processo, la verità non è soltanto in un punto, nel punto, diciamo così, finale, ma la verità è l'intero processo. Continuiamo la lettura del brano hegeliano. Tali forme, dicevamo, non solo si distinguono, ma ciascuna di esse dilegua anche sotto la spinta dell'altra, perché esse sono reciprocamente incompatibili. Certamente sono incompatibili nel senso che abbiamo detto, cioè ognuna è la negazione dell'altra, ma ecco qui il punto che abbiamo illustrato prima, ma in pari tempo la loro fluida natura ne fa momenti dell'unità organica. Ecco, l'unità organica è la pianta in un certo senso. L'unità organica è l'intero processo di sviluppo della pianta. In questo processo, in questa unità organica, i momenti in un certo senso sussistono. In questo movimento, diciamo così, tutti i momenti dileguano, ma al tempo stesso sussistono. Ecco, questo è quello che il senso comune non riesce ad afferrare, perché sembra un pensiero contraddittorio. Si potrebbe dire, ma come? Se questi momenti dileguano, come possono, se sono dileguati, continuare a sussistere? Ecco, la dialettica è proprio questo, come dire, andare a considerare la contraddizione come un elemento costitutivo della realtà stessa, e la realtà come un movimento, come un trascorrere, diciamo così, dei diversi momenti, che tuttavia, dei quali ognuno sembra essere la negazione dell'altro, ma che tuttavia non vengono negati. Questi momenti dileguano, ma poiché l'intero processo si conserva, poiché l'intero processo, appunto l'unità organica, come dire, nel suo sviluppo, resta, nell'unità organica questi momenti dileguanti in qualche modo vengono conservati. Ecco il significato appunto della parola aufheben, cioè togliere, ma togliere che al tempo stesso ha anche un conservare. Questa parola, diciamo che Hegel rileva come nella lingua tedesca ci sono molte parole che presentano un significato addirittura opposto, e per questo gli dice che la lingua tedesca è particolarmente adatta alla filosofia speculativa, ma in realtà anche la parola togliere, anche la parola italiana togliere, presenta, no, la stessa caratteristica. Io infatti posso dire certamente io tolgo, no? Il boccio, il fiore toglie il boccio, perché quando c'è il fiore non c'è più il boccio. Posso dire tolgo questa cosa di mezzo, la elimino, ma una volta si diceva anche per esempio toglier moglie significa esattamente il contrario di quello che significa togliere una cosa di mezzo. Toglier moglie in questo caso non significa togliere di mezzo la moglie, al contrario significa prendere moglie. Quindi ecco che questa parola togliere, diciamo così, è una parola filosofica nel senso appunto dell'aufheben hegeliano, nel senso che ha in sé, può esprimere significati addirittura opposti. Ma questa capacità della parola, del linguaggio di esprimere significati opposti non è altro che l'indizio che la realtà stessa in qualche modo si presenta come una unità di opposti. In questo senso noi possiamo anche richiamarci all'antica filosofia di Eraclito. Non a caso Hegel ebbe a dire che non c'è una sola frase di Eraclito che egli non abbia in qualche modo incluso nel suo sistema.
l'unità degli opposti, no? La realtà stessa è, essendo un processo, essendo una trasformazione continua, non è altro che un negare di volta in volta i singoli aspetti in cui essa si manifesta, ma conservandoli nel processo totale, in quella che qui Hegel chiama proprio l'unità organica, no? La pianta che si sviluppa e che dà luogo alle sue diverse manifestazioni, ognuna delle quali il boccio, il fiore, il frutto e il frutto costituiscono, diciamo così, l'una rispetto all'altra una negazione, ma una negazione che in qualche modo si conserva nell'unità organica del processo, nell'unità organica della pianta. Quindi riprendiamo, ma in pari tempo, la loro fluida natura, la fluida natura di questi momenti, il boccio che dilegua e dà luogo al fiore, il fiore che dilegua e dà luogo al frutto, questa è la fluida natura di questi momenti, la loro fluida natura ne fa momenti dell'unità organica, nella quale unità organica esse, quindi queste forme, questi aspetti, questi momenti, esse non solo non si respingono, non solo non si respingono, non solo una negazione assoluta, non stanno separati l'uno rispetto all'altro, quindi non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l'una non meno dell'altra. Certamente, affinché ci sia il fiore è necessario che ci sia stato prima il boccio. Affinché ci sia il frutto è necessario che ci sia stato prima sia il fiore che il boccio. Il boccio a sua volta non avrebbe senso se non ci fosse poi il frutto che dà luogo al seme, il seme che dà luogo poi alla possibilità di un'altra pianta che si sviluppa nuovamente, seguendo, diciamo così, tutte le fasi del processo. Allora, questo è il significato sostanzialmente della dialettica hegeliana. Tutta la filosofia di Hegel si basa su questo concetto, su questo procedimento, cioè sulla convinzione profonda che la legge, non soltanto del pensiero che apprende la realtà, che comprende la realtà, ma la legge stessa della realtà è dialettica. E che quindi vi è una unità di pensiero ed essere, non c'è nulla che di reale che non sia al tempo stesso anche razionale, cioè non c'è nessun aspetto della realtà che non possa essere in qualche modo compreso dal pensiero, proprio perché il pensiero e la realtà hanno, diciamo così, in comune la dialettica come legge di sviluppo di entrambi.